Siamo arrivati al passo del Tonale e vai! Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero, come ho appena detto nel video, dal passo del Tonale. Ovviamente salendo dal versante di Ponte di Legno, visto che ho base a Ponte di Legno. Un omaggio alla mia Bianchi Oltre XR4. Dopo questo ennesimo selfie davanti al Sacrario Militare del Tonale, con relativa panoramica, andiamo a iniziare questo nuovo video. E in questo ultimo video della prima giornata a Ponte di Legno andremo a vedere la discesa dal passo del Tonale fino ad arrivare a Ponte di Legno, con qualche tappa qua e là per fare un po' di foto, qualche video selfie e concludere in bellezza appunto questa prima giornata senza fare troppa fatica. Un giro di circa 24 km, un'oretta e mezza, 619 metri di aumento di quota. Passo del Tonale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Questo potrebbe essere uno di quelli. Si riparte. Ciao, ciao! No, 12 km abbiamo fatto per venire su. Ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate una serie di link utili, tra cui anche la traccia su Strava per poter fare, se volete, lo stesso giro. E ovviamente, se volete, potete seguirmi su Strava in modo da sapere subito i giri che faccio in bici. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Una breve tappa in questo luogo così curioso ci sta anche per fare qualche foto e naturalmente un video selfie, ma dura poco, non vi preoccupate. C'è il venticello, eh? Okay.
altra tappa lungo la discesa per qualche inquadratura in questo angolo molto particolare, curioso, dedicato a noi ciclisti, e quindi non potevo non fermarmi. C'è anche il cartello che su non ho trovato, ovvero quello del passo del Tonale con l'altimetria. E ripartiamo! La temperatura sta scendendo, 27,7 gradi. Ecco le mucche, da qui si vedono benissimo. Ora, in video magari saranno piccole. Per ora, e non credo che ci saranno altre salite, abbiamo fatto 614 metri di aumento di quota, quindi salitella tranquilla il passo del Tonale da Ponte di Legno. Esattamente quello che volevo io come prima salita, primo giorno, facile, mi scalda la gamba, ambientare.
base della funivia, orrovia. Ora. Semisculture dei totem tipo. Però è un ciclista, non è una macchina quello che sta arrivando. Vedete la differenza tra me, che va un po' più veloce, neanche più di tanto. Lì sotto Ponte di Legno.
che attenua il sole. Tappa lungo la discesa in questo posto che avevo già individuato mentre salivo, da cui si può godere uno splendido panorama sia sulla strada sottostante, sui tornanti, ma soprattutto c'è un panorama unico sopra Ponte di Legno. E andiamo a fare un'altra panoramica prima di ripartire. Ed ecco Ponte di Legno. E i tornanti sotto. Bella sta casupola con giardino in pietra. Ciao. Passo Gavia a destra. Quindi per il Gavia bisogna andare di qua. Ma non certamente oggi. Domani forse.
Ponte di Legno. Di legno c'è il ponte di legno. Questo è l'hotel Acqua Seria. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi. Nel prossimo video la salita al Gavia da Ponte di Legno. Ciao, alla prossima!